Bene, dai, secondo me con 6 possiamo cominciare la nostra serata, così questa sera andremo un pochettino a discutere tutti assieme, se vi va. E quindi benvenuti a Cicatrici e Baci, serata di condivisione sulle cicatrici e le esperienze di vita inevitabili. Quelle che ho un po' definito come dei riti di passaggio. Beh, allora, forse faccio una premessa per chi ancora non conosce o per comunque presentare brevemente la mia attività Cicatrici e Baci. Ritratti di processi di guarigione è praticamente un modo per entrare nel proprio interiore, se vogliamo, raccontare la storia di cicatrici che abbiamo dentro in modo diverso, dando voce alle parti che sono rimaste inascoltate, soprattutto alle parti che non hanno la possibilità di essere verbalizzate. O che non lo vogliono, alla scoperta, grazie alla mia modalità di essere testimone che ho sviluppato negli anni, alla scoperta della propria unicità. La propria unicità come persona, come individuo e come scusate, e la propria unicità su come si affrontano i processi di guarigione. Cosa in cui noi siamo molto veri, perché di fronte a qualcosa che è traumatico, se vogliamo, siamo, si potrebbe dire, nudi, nel senso che non siamo preparati. Quando succede qualcosa di inaspettato, noi non abbiamo dei sistemi di difesa, che spesso sono anche quei sistemi automatici, che si instaurano nella vita, no? Che diventano un po' delle abitudini. Quelle sono facili, zona di comfort, però di fronte a un trauma è difficile che si possano subito attivare. Quindi, ottima occasione. Perché appunto come guardo io alle cicatrici non è traumatico, diciamo, c'è un trauma, c'è un processo di guarigione, ci sono tantissime opportunità. Nel rispetto anche della gravità, perché a volte sono veramente molto gravi, nel rispetto della profondità, però saper dare quello sguardo che da forza, energia e che sia proprio anche, diciamo, la scoperta delle risorse, delle nostre risorse. Quello che succede quando avviene qualcosa di inevitabile è proprio questo. Dobbiamo in qualche modo reagire. Da dove partiamo per reagire, come reagiamo e cosa dobbiamo sviluppare come qualità per uscirne, per tornare al nostro equilibrio o addirittura a un equilibrio migliore. Quindi, occasioni di scoperta. Questo è un po' un breve, diciamo, una breve apertura e come suggerimento avevo dato questo, queste esperienze di vita inevitabili sono per esempio i trasferimenti, per esempio in un altro luogo, quando bisogna abbandonare la propria terra, sono le rotture sentimentali, per esempio. La perdita di un amico, un lutto. Io ci ho messo anche l'addio al nubilato, l'addio al celibato,
E il diventare genitori sono tutti momenti in cui non c'è una cosa, un trauma, ma appunto è un rito di passaggio. È semplicemente come se dobbiamo comunque dire addio a uno status che prima c'era e che non può più continuare. Noi continuiamo, la nostra vita si dispiega e continua, però è chiaro che ci dà da fare. E allora riconoscerlo, prenderne atto e onorare questi passaggi è quello che voglio portare, ecco, voglio portare, come si suol dire in alcuni ambienti, come mia medicina, andare a onorare questi momenti che al momento non sono sempre presi in considerazione nella frenesia della vita, nei problemi quotidiani, nelle tematiche che ci arrivano da tutto questo eccesso di comunicazione. Ditemi un po' voi, qualcuno ha un esempio di, anche senza andare nei dettagli, che cos'è stato per voi un'esperienza di vita inevitabile? Posso io? Certo. Me è stato riscoprire me stesso, nel senso che un'esperienza che la vita ti porta avanti e ti fa esprimere dei sentimenti diversi. Quindi affrontare qualcosa che ti fa riflettere e guardare in te stesso, qualsiasi cosa ti può succedere dalla mancanza di un genitore, alla mancanza come dici tu, di un amico. Io credo che sia qualsiasi cosa ti succede in questa vita e ti fa riflettere, ti fa incontrare il tuo io interiore, quindi una riscoperta di te stesso. Secondo me è quello, poi alla fine qualsiasi cosa ti succede, come hai fatto l'esempio di diventare genitore, io non lo sono. Però mi immedesimo in quella persona che diventerà genitore, ti fa diventare più consapevole, più riflessivo nei confronti di quella persona che nasce nuova, quindi sei più responsabile di te stesso e di quella figura che nascerà. E nello stesso tempo, quando perdi qualcosa o qualcuno, capisci che cosa ho fatto di giusto o di sbagliato io per quella persona il contrario, quindi è una riflessione che vai a fare con te stesso. Credo che sia questo alla fine il concetto. Sì, il concetto è questo e assolutamente possiamo viverne tantissime, come tu hai giustamente notato. Quello che è importante è andare a essere presente a noi stessi per notare, onorare questo dono che ci fa l'essere presenti, l'entrare in questa esperienza. E per alcuni di noi alcune esperienze sono più semplici, altre sono più difficili. E se ci penso, io per esempio ho perso tutto il lavoro che avevo fatto artistico in 3 anni. Quando avevo la bambina piccola, appena nata, e in più anche altre cose che venivano da prima, dei miei archivi, eccetera. Praticamente è come se avessi perso una strada che mi stavo costruendo, perché io poi parlo di, beh, quando avevo 23-24 anni, credo di aver perso queste cose, non sono bravissima col tempo, però abbastanza presto.
Praticamente stavo iniziando una carriera artistica, se si può chiamare carriera, comunque un percorso, una vita nell'arte che stava andando abbastanza bene, però arrivando la bambina mi sono un attimo ritirata da quello che era l'esterno e mi sono messa a lavorare molto, pianificando mostre, avendo contatti, eccetera, eccetera. E poi, per una cosa imprevedibile, vabbè, facciamo così, perché dopo non voglio prendere in considerazione altre persone. È successo che tutta la mia produzione è andata, oltre che a tantissime cose personali, tipo album di fotografie di quando ero appena nata o cosine così, cose che avevo scritto, diari, praticamente tutte le mie cose sono state buttate in modo irrecuperabile. E devo dire che per quanto a livello superficiale io sia riuscita abbastanza in fretta a rimettermi in piedi, e la mia strategia è stata quella di comunque cambiare strada per diversi anni. Mi sono resa conto dopo quanto tempo ci ha messo quella ferita a guarire quando sono tornata a fare arte, ma è passato un tot di tempo, cioè ho dovuto proprio, avevo delle emozioni troppo forti quando ricominciavo a disegnare o a dipingere, per cui per un sacco di tempo io l'ho lasciata un po' lì. Si è sanata molto col tempo, con riflessioni molto lente. Adesso, dopo tante esperienze, raggiunta un'età maggiore, non mi permetterei mai di stare così tanti anni su un sentiero laterale della mia vita. Ma adesso ci voglio andare contro e ho sviluppato appunto per questo tanti metodi e tanta volontà di andare verso queste cicatrici, accoglierle, elaborarle, perché non mi costringano in modo anche un po' un pochettino incosciente o comunque non completamente in mio potere a perdere tempo nella mia vita, se proprio vogliamo dire, va bene, non è proprio perso perché fai sempre esperienze, dai. Però non so se mi sono spiegato, avevo voluto fare un po' un esempio del come e perché adesso la mia visione va sulle cicatrici e sull'andare veramente a non evitarle, si può dire, non evitiamole, inevitabili, sono inevitabili, diciamolo, facciamolo presente, facciamone qualcosa. Il tempo guarisce tutto, però il tempo può essere anche molto lungo e forse non so se vale la pena di lasciar fare tutto solo al tempo, eh? Si può, ma ci vuole un po' di coraggio per guardare a questi meccanismi che ci portano un po' a evitare di guardare in faccia le nostre cicatrici. Perché alla fine io tutto quel tempo avrò anche fatto cose belle, avrò anche fatto altro, però alla fine non ero sul mio sentiero. E sono stati tanti anni. Vedo Giada che annuisce. Sì, perché poi quando parli, Intervenite, ragazzi, fate delle domande a. infatti quando parli poi pensa, Se no? no, non interagiamo con Barbara. Quando. Ma mi sentite? Sì, io ti sento. Ivan, non so se ti sente perché parla. Continuava, ma lui continua a parlare. No,
quando, più che tu dici appunto questa cosa che ero fuori dal sentiero, mi ha fatto pensare in realtà io fuori dal sentiero lo sono stata per tanti anni, parlando anche del lavoro, cioè veramente fuori. E ora quando ci penso non capisco come abbia fatto a rimanere fuori così a lungo, e allo stesso tempo poi mi chiedo quanto tempo mi servirà per veramente uscire definitivamente da questo sentiero, perché una buona parte già c'è uscita, ma devo uscire in toto, no? Quindi è sempre un work in progress, non è che tante volte io dico come ho fatto a stare tutti questi anni a fare questo lavoro, e poi perché, no? Uno poi si fa anche delle domande, no? E ora che appunto ho diciamo questa doppia vita, comunque non è facile lo stesso, perché hai sempre quella, senso tra virgolette, di colpa di aver perso così tanti anni. Allo stesso tempo, visto che si è mosso tardi, ci vuole anche un po' di tempo per uscirne, quindi ci sono queste cicatrici che in realtà non è che c'è, magari se risargisce una e se ne apre un'altra allo stesso tempo, e non è facile poi perdonarsi, insomma. Però quello è necessario. Sì, sicuramente. Si dice che se è andata così doveva andare così. Scusate, vedo, allora, Rosa. Leggo Rosa così, e poi io non posso aprire il microfono, ma sto ascoltando tutto. Noi stiamo vivendo insieme anche un viaggio molto importante, siamo in evoluzione, ma questo avvenendo anche grazie a tutto quello che abbiamo vissuto fino ad oggi. Esatto, ogni momento è prezioso e necessario. È vero, è vero. Rosa, carissima, sì, conoscendoti, le perle di saggezza, se vorrai dopo e riuscirai a aprire il microfono, volentieri. Mi è venuta in mente, dal tuo discorso, Giada, un incontro che ho avuto tantissimi anni fa. Il mio primo e unico, in fondo, viaggio lontano per tanti mesi. Ero andata a finire in India, non so neanche bene come, perché in realtà volevo partire per le Americhe, però varie peripezie mi hanno portato in India. E allora c'era questo ashram internazionale e c'erano varie attività, e io andavo a fare l'attività di pittura o disegno, perché tanto a me piaceva. E scusate. E tra le persone che lo frequentavano c'era un artista coreano, molto bravo, faceva delle opere che io non avevo mai visto, diverse. E allora mi ricordo che avevo chiesto in prestito un pennello, e quando l'ho riportato, e lo mi ha detto, un vero artista impara e si impegna per 15 anni, mi sembra che erano 15, adesso non vorrei sbagliare che quei numeri non sono molto brava, ma vai, 10, 15 anni, 20, una cifra piuttosto consistente, e poi per lo stesso numero di anni non tocca più il pennello. Nella loro cultura è così. E quando, dopo passati gli anni di scuola, gli anni di fare tutt'altro che non sia arte, riprendono il pennello in mano e quello che fanno è arte. Per quello è chiaro che il tempo e il non essere sul proprio percorso è completamente sbagliato, perché comunque tu impari comunque. Loro lo fanno apposta. È come se frenassero. Dopo, è come se l'arte nella loro cultura, dopo questo training, crescesse dentro nel non farla. Cioè, molto, molto profondo. Interessante.
alla fine mi è successo lo stesso anche esatto. senza farlo esatto. volontariamente, per quello che alla fine sì, perdonarsi, perché comunque alla fine non c'è nulla di sbagliato. Confrontarsi con le cose non vuol dire definirle giuste o sbagliate, confrontarsi è cercare di vedere la verità col cuore, con questa presenza tanto poco, insomma, coltivata nella nostra società occidentale, che invece tanto dà, perché insomma quello spazio di non giudizio, di pura energia capace di amare tutto, no? E non sono solo parole, sì, lo diciamo parole, però poi dopo va sperimentato. Parlo più io. Come? Non parlo più io. Non parli più? Sì, Ivan, noi ti vogliamo sentire. Sì. Giada, dai. Voglio sentire un po'. Dici qualcosa tu, Giada. Io se inizio a parlare non smetto più, nel senso che poi, cioè, parlate di bambini, cioè io le ho provate tutte, sono ancora viva. Quindi questo per sdrammatizzare un po'. Però anche quando tu parlavi dei bambini, cioè lì è stato proprio l'inizio della nuova versione, perché un'altra, la prima mi ha cambiato proprio la vita, all'inizio proprio, cioè, male, molto male, andata, e poi questo male si è trasformato in bene, con la prima e la seconda, però all'inizio è stato traumatico, molto traumatico. E lì è stato già un punto di rottura con la vecchia, ma io sono contenta che sia successo, cioè non rimpiango un giorno di quello che ho passato, perché mi è servito, e tutto quello che sto facendo ora non l'avrei mai fatto se non avessi avuto loro, sono sicura, sarei rimasta quello che ero prima, basta. Eh sì. Vuoi dare il... quello però è una spinta personale, vedi? Cioè, tu hai sentito e hai voluto dare il meglio. Questo è bellissimo, no? Trovare queste... Sì, appunto, sono questi tesori, no? Cioè, praticamente la vita ci porta in ste, come diceva Dante, in una selva oscura. Se non me l'avessero detto quando ai primi mesi andavo a quel paese, dice, ma che mi fate fare? Aiuto! E invece poi è tutta una scoperta a posteriori, e che non è ancora ovviamente finita, perché è sempre in evoluzione. Tu è sono anche piccole, no? C'è ancora sì. L'adolescenza? No, ancora non c'è. Non no, è dico, ancora. È arriva quella. Infatti. Poi dopo... Ci si aggiorna, Barbara. C'ho il secondo in adolescenza. La prima è uscita. L'altro è grande. Stagioni diverse. Sì. Sì, davvero. Oh, che micione. Micione grande. Ma certe volte può essere anche solo una passeggiata. E l'adolescenza, certe volte no. Dei figli. La vita è bella pure per questo, sicuramente. Sì, è vero, perché alla fine, non so come ve lo ricordate, però, cioè, all'inizio, le prime volte, quando c'era... Oddio, qualcosa di così sconvolgente, era tipo terribile, no? Però a furia di accadere, bene o male. Sì, è vero. Ti abitui, no? Un pochettino, come dire, a... ti abitui anche a affrontarle, anche se sono di tipologie diverse. Io ho notato questo. Eh sì.
Mi vengono in mente ogni tanto i pirati, che praticamente, sai, ma il pirata va all'avventura, no? Cioè, quello se le va a cercare le cicatrici, se vogliamo proprio metterla così, perché poi ci sono anche le indoli, no? E tu capisci se hai un po' un'indole tipo, vado a cercarmele io, oppure io sto qua tranquilla perché tanto la vita me le porta. Più o meno. Però poi dai, il pirata, no? Che va, cerca l'avventura, si fa male, sopravvive e poi praticamente in ogni cicatrice c'è un'avventura, c'è un ricordo, c'è una parte di sé così eroica, splendente, no? Come un tattoo. Esatto. E per me è bello arrivare a questo, pensare di arrivare a portare le nostre cicatrici con orgoglio. Pensare, sì, proprio con orgoglio, anzi, in certi casi possono essere, diventare anche proprio dei cavalli di battaglia, come si suol dire, perché ti hanno insegnato tanto e tanto ce l'hai già fatta, potresti rifarla, no? Per dire, mettiamola così. Ce n'è solo una, Certe volte dicevo. sono cambiate le condizioni al contorno. L'esperimento non è ripetibile nello stesso modo assolutamente. No, no, chiaro, non nello stesso modo, però sì. Una cosa è certa, però, che tu quando la cicatrice la vedi all'inizio, la vedi in un modo. Poi col passare del tempo, io credo che come la vivi, la guarigione della cicatrice viene sempre più nitida e col passare del tempo la vedi che non la consideri più una cicatrice, la consideri un decoro alla tua vita, no? Nel senso come quella storia giapponese che ripristinano gli oggetti con l'oro e forse dovremmo essere in quel modo, nel senso bravi a gestire le nostre cicatrici e farle diventare davvero un dono e un rafforzamento della nostra vita, no? L'intelligenza dovrebbe essere quella, la furbizia nostra interiore è quella di apportare sempre benefici alla propria anima, alla propria anima dalla cicatrice. La forza dovrebbe essere proprio quella. Parte della nostra bellezza. Secondo me sì, come dice Barbara, nel senso che la forza dovrebbe essere proprio quella di prendere dalla cicatrice e far fiorire la positività. Io delle volte, non so, aiutatemi pure voi, delle volte quando un conoscente, un familiare, gli succede qualcosa di grave, ad esempio in genere faccio l'esempio sempre di una persona che viene a mancare. Per far stare bene sì, quella persona, gli dico sempre: fai tu quello che piaceva a quella persona, e quando tu a te non piaceva, però piaceva a quella persona, e ti rendi conto che a quella faceva piacere, falla tu, così fai quasi quasi ti rendi conto di fare un piacere al defunto che è venuto a mancare, e ti fa stare meglio perché, siccome sai che quella gli faceva piacere a quella persona, e più di una persona mi dice che si sente meglio quando fa un gesto del genere. Quindi questo fa capire che la cicatrice si può guarire anche in diversi modi. Questo. Sì, secondo me Ivan hai toccato una cosa molto importante che è quella dell'azione, dell'azione e dell'espressione, perché quello che noi facciamo portando fuori è che liberiamo
il corpo che altrimenti si prenderebbe carico di tutto un lavoro, sai, ormai si sa, no, che le malattie non sono solo fisiche, c'è una componente psicologica e i nostri organi, le nostre emozioni sono biochimica, quindi l'effetto placebo è molto forte. Esatto. Non l'hanno capita tutti. Quindi si può dire tranquillamente che da qualche parte qualcosa deve essere elaborato. E mandare giù, nascondere, vuol dire dare anche un po' un carico al nostro corpo. E quindi è molto bello, perché quello che tu hai consigli è proprio di fare un'azione, e l'azione porta fuori, e poi non vai a fare psicoterapia, intendo, ma proprio l'azione, perché l'azione è liberatoria, ci sono tantissimi modi, per quello si usano spesso le arti, perché ti danno anche modi di sfogare che non ti necessitano di andare a pensare, però tu elabori lo stesso. Aspetta, il gatto, che se non mi fa finire lo Zoom. E mi viene in mente proprio una cosa che ho studiato quando ho imparato a... Cioè, praticamente una delle cose altre che faccio è insegnare alle mamme a portare i bambini in fascia, che è una cosa che io adoro, perché... Scrivo questo. Ultimamente, per non far caos, non faccio troppa pubblicità, però vorrei unire anche con Cicatrice Baci, perché allora quello è un momento speciale, il momento del contatto, del primo contatto, è un momento in cui escono un sacco di cicatrici, perché i genitori hanno una fase, è proprio il primo passo nella fase genitoriale, è tutto nuovo, specialmente col primo figlio, ma poi comunque si ripete. E la natura ci mette a nudo anche lì, come coi traumi. Sempre un'esperienza di vita che ci permette di essere nella condizione giusta per elaborare e lasciare andare anche cose che normalmente riusciamo a tenere giù, tenere dentro, dare al corpo. Però in questo momento, una cosa che appunto raccontano e si trova spesso sui libri di, adesso non so se è psicologia o insomma, o anche antropologia, adesso non ricordo la parola esatta, però una di queste tematiche, praticamente ci sono i cerchi di mamme dopo il parto, no? E in questi cerchi di mamme, le elevatrici hanno notato che succede così. Praticamente le mamme raccontano com'è andata, no? Sai, ci sono i corsi preparto, poi dopo c'è il parto e poi si ritrovano il corso dopo a raccontare un po' com'è andata. Allora c'è la mamma che dice: tutto bene? Bene? Benissimo? C'è il bambino. Piange, strilla, disperato, non si riesce a calmare, tutto così, dai, 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 calmo. No, comunque tutto bene, sì. Poi passa la mamma dopo e chi già piange. No, è stato un disastro, una cosa terribile, no, io mai più, no, una cosa bruttissima, no, non ce la posso fare. No, io voglio tornare indietro, non lo so, sfoghi, disperate così, il bambino che dorme oppure che ride tutto tranquillo, no? E poi appunto hanno studiato che praticamente quello che succede è che quando diciamo ci si confronta con la realtà dei fatti, il nostro corpo, anche se soffre, si rilassa, elabora, lascia andare. E il bambino, che non è cerebrale, è solo fisico, non gliene frega niente se la mamma dice è andato tutto storto, che brutta cosa, non gliene frega esattamente niente, però sente che la mamma in questo sfogo è rilassata, che questa cosa non se la porterà dietro, rimarrà lì, la dirà 2, 3, 4 volte e poi sarà sanata. Mentre la mamma che non vuole neanche dirlo, perché no, se lo dico poi mi fa male, poi mi viene da piangere, no, ma non, no, ma in fondo, cioè, si giustifica, insomma, si trattiene,
dall'esperienza, dal raccontare in toto l'esperienza, si tende. E bambino che sente la tensione non si sente assicuro, perché il bambino, per sentirsi assicuro, accudito, deve sentire il rilassamento, e per questo ci sono questi pianti sconsolati. Ma non è una questione di colpe, è solo per dire come noi siamo connessi, siamo tutto il nostro corpo anche, e a volte non dobbiamo scordarcelo, possiamo veramente elaborare in tantissimi modi. La testa vuole anche la sua parte, vuole anche capire, però non è l'unica componente. Sì, spesso la testa vuole controllare, quindi si deve dare una storia. Esatto. E però la storia, come io adoro fare un po' fantasticare e andare nell'epico e andare nel fantasy, perché se ci si vuole convincere a fare una storia trovando il perché e il per come, si finisce per dover dare la colpa a qualcuno, trovare qualcosa. No, insomma, non so se mi spiego, però può diventare molto tortuosa la cosa, perché giustificazioni, insomma. Come dici te, bisogna essere aperti di cuore per poter, diciamo, dare una narrazione diversa, non solo di testa, ecco, perché appunto abbiamo anche questa parte fondamentale, spesso trascurata, piena di barriere, di scudi, per paura di soffrire. Il cuore è forte. Il cuore è molto molto forte. Forse nella nostra storia ultimamente ci è stato raccontato tanto questo, facciamo il disegnino del cuore rotto per le storie che si spezzano, cuore spezzato, eccetera eccetera. Sì, ok, però il cuore è molto 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 forte. Questo dobbiamo ricordarcelo, è un'energia molto forte. È un po', non so, ma è un po' quello che mi ha fatto definire il coaching del cuore, perché io lo sentivo così. Se io dovessi scegliere, avendo lavorato energeticamente, avendo fatto esperienze fisicamente, energeticamente, mi sono proprio resa conto che il cuore ha una potenza enorme. Si muove libero. Cioè genera un campo. Ma non solo il cuore, anche l'energia in sé, che poi è collegata al cuore sicuramente. È il cuore che devo fa partire, però l'energia in toto è fondamentale pure. Questo, come si chiama, è questo disegno... del chakra, diciamo. No. L'aureola che c'è intorno al cuore. Che adesso mi sfugge, lo so benissimo, però disegnano questo, magari tu Elena mi aiuti, che questo disegno toroidale, ecco, lo devo disegnare per ricordare, il campo toroidale, no? Che disegnano, ogni tanto si vede l'uomo all'interno di questo campo toroidale, no? E praticamente adesso io dico cuore, però è come dire il centro, perché sì, non è che adesso bisogna pensare proprio all'organo, però è proprio il centro da cui sprigiona questo campo energetico. Allora sì, in quel senso, sì. E infatti... Il mondo del chakra, quel concetto là, no? L'energia in quel concetto là. Il linguaggio ci incastra un po', perché con tutto quello che c'è da dire e con tutto quello che c'è ancora da sperimentare, a volte siamo un po' incastrati con questo linguaggio. Infatti ne parlavo anche con diverse persone ultimamente, a quanto è importante il rinnovare il linguaggio. E tra l'altro una delle persone che appunto recentemente ho incontrato, Igor Sibaldi, che conoscono, si conosce, no? Un po' divulgatore, studioso, eccetera,
E ha proprio introdotto questo argomento che mi piacerebbe affrontare ancora di più, in cui raccontava che l'arca di Noè, in pratica, che lui è un traduttore, quindi sa bene tutte le lingue, viene descritta, secondo lui, potrebbe benissimo essere una scatola. Una scatola che racchiude dei simboli. Praticamente il concetto del salvataggio dell'umanità racchiuso nel ridare un nuovo significato alle parole, lasciare andare il significato vecchio e rinnovarle, perché noi possiamo parlare in modo cosciente, cioè che le parole che diciamo siano anche potenti. Perché cariche del giusto significato. Ci sono parole che ormai bisogna prenderle, lavarle, ripulirle, stenderle, metterle al sole, perché ormai non so, cioè hanno. Si sono sporcate. Ultimamente, quando mi viene in mente, ho deciso di inserirle nei miei post delle piccole riflessioni, perché vabbè, i post non è che amo stare a scrivere delle ore, mi piace chiacchierare, però. Proprio per riflettere su cosa vuol dire veramente una parola e soprattutto sul fatto che diamo un valore negativo, positivo, che a volte non ha, cioè la parola stessa, no? Quindi una buona occasione questa Vuole riflessione. pesata, diciamo. Io dico sempre che dobbiamo cercare di pesare il più possibile quello che ascoltiamo e quello che diciamo. Secondo me anche da dove viene fuori quella, da quale bocca esce fuori quella parola ha un peso diverso rispetto a chi, ma questo dovremmo capire, dovrebbe capirlo chi ascolta, Barbara. Non sempre le persone, lo percepiscono. Io, come sei tu, da un po' che mi piace questa situazione, sto pesando tanto le parole da dove escono, però bene o male ti possono fare anche male, poi, o meno, da chi lo dice, no? Cioè, sono parole che non ti aspetti da persone che, però, poi sei brava a pesarle, beh, amen, se no, dare o non dare peso, quando diciamo dare peso a quello che si dice. Però poi la percezione di quello che viene detto, chi è bravo a percepirlo, chi è bravo a analizzare quello che viene detto. Non tutti purtroppo siamo capaci di analizzare le parole che vengono espresse, no? Oppure chi lo Sì. dice gli dà un peso e chi ascolta gliene dà un altro, però delle volte. Questo però Secondo non. Ah, me, scusa. scusa, certe volte volevo dire che dipende un po' dalla storia personale, a seconda della tua storia, te dai un significato positivo o negativo a una parola. E poi ci sono invece delle parole neutre che vengono per la società interpretate male. Per esempio, la norma è una misura matematica specifica e non ha niente di strano, però dire a una persona sei normale sembra una cosa negativa. E poi mentre parlava il nostro amico, non mi ricordo il nome, mi è venuto anche te, mi è venuto in mente che diciamo bisognerebbe usare delle parole neutre e nel latino esisteva il neutro, oltre al maschile femminile esisteva il neutro, quindi forse rifondando un linguaggio in cui non c'è sesso dentro, quindi già non c'è questo, cioè si riesce anche alle parole a dare un significato meno binario. Però è anche una questione di abitudine. Sì, quello che volevo aggiungere è che fondamentalmente riguardo a queste differenze noi non possiamo farci niente. In fondo io non posso prendermi la responsabilità ogni volta che parlo della reazione dell'altro. Io posso essere molto sensibile e questo
utile, ovviamente, e lavoro su me stessa, perché questo è quello che mi piace fare. Chiaramente, però, è anche giusto, cosa che ho capito anche negli anni, neanche stare tutto il tempo a preparare la frase in modo che l'altro per qualche ragione deve alla fine capire. Ok, a un certo punto ognuno si prende anche la propria responsabilità, il proprio lavoro, non puoi fare tutto il lavoro del ricevente se stai mandando il messaggio. Del riflessivo in te stesso, alla fine sei bravo anche all'aspettare o a dire la parola, no? Se tu, sì. È normale che tu, non che adesso io sto parlando, non che sono qua a pensare cosa dico e cosa non dico, però nel contesto che tu vivi, in quello che dai, se poi piano piano studi con te stesso, lavori su te stesso, poi ti viene naturale comportarti e dire e ascoltare determinate cose, no? Poi è normale che ognuno ha la sua personalità, no? Ognuno ha il suo modo di essere, ognuno ha il suo modo di fare, però alla fine si dice tu sei la media delle 5 persone con cui vivi e con cui ti frequenti, è normale che poi alla fine è il contesto che ti fa far sì che la tua personalità si esce fuori, però è normale che poi non credo che tutti noi stiamo qua stasera a pensare cosa dobbiamo dire in maniera, se siamo sereni e andiamo avanti tranquillamente. Poi il nostro essere che ci fa esprimere in maniera positiva o negativa. Anche perché abbiamo appena visto che comunque la cicatrice è un'ottima occasione di crescita e di scoperta di tesori, quindi alla fine non è poi così male, no? Anche se creiamo qualche piccola cicatrice. Appunto. Ciao Fabrizio, benvenuto. Noi siamo già un po' in un flow di discussione e siamo partiti condividendo un po' dei momenti che possono essere considerati appunto delle esperienze di vita inevitabili, viste sotto l'ottica del cicatrice, del trauma e anche no. Insomma, andavamo un po' a scoprire cosa ci porta nella vita e nella crescita. E è una discussione molto aperta, quindi voilà, siamo finiti a parlare di linguaggio e fluiamo un po' dove ci porta, già che tu hai scritto acqua, fluiamo. Se, non so se tu hai letto un po' la presentazione, se ti è venuta in mente qualcosa, visto che ho messo un po' di domande io nella presentazione. Prego, se vuoi prendere parola. Non ho avuto tempo di leggere perché ce l'ho fatta. Sono venuta ad ascoltare e poi se sento qualche stimolo a intervenire molto volentieri. Bene. Per adesso in ascolto. Ottimo, benvenuto. Bene. Anche Silvia, se vuoi unirti a noi. Ecco, io avevo disattivato l'audio perché in casa non c'è molto silenzio, quindi volevo evitare di fare rumore di sottofondo. Però vi sto ascoltando con attenzione e quello che stavate dicendo ora del linguaggio, io sono una di quelle che sta sempre attenta a soppesare le parole perché sono convinta che le stesse cose si possono dire in modi diversi e quindi sto sempre attenta a non ferire il mio interlocutore perché è una premura che vorrei che gli altri avessero con me e quindi generalmente cerco di essere quello che vorrei ricevere. Questa è un po' la mia filosofia di vita, quindi cerco se posso di non ferire, di dire la stessa cosa in un modo diverso, rispettando le emozioni magari dell'altra persona. Questo è un po' il mio modo di interfacciarmi con gli altri. Ottimo. E ti trovi comunque di aver trovato un buon equilibrio, come lo vivi?
Sì, nel senso che comunque sono fedele a me stessa, perché non mi rispecchia né l'aggressività né la mancanza di rispetto negli altri. E quindi non mi sento neanche di fare magari una critica quando posso dire la stessa cosa in un modo diverso e far arrivare un messaggio ugualmente forte, però senza andare a attaccare l'altra persona, perché poi si vanno a creare delle ferite negli altri, perché magari io dico quella cosa e il mio interlocutore su quella cosa ha veramente delle grosse problematiche, io gli ci vado a mettere il dito nella piaga, quindi evito, diciamo così, di andare a intaccare ulteriormente. È molto maturo, molto cuore, no? Cioè, in fondo, sì. saper stare in questa posizione. Io credo che il cuore vada messo in tutto quello che si fa. Quindi se si parla con qualcuno, si cerca di parlargli con amore. Se si fa una critica, si cerca di farla con amore. Poi è chiaro che non sempre si riesce a farlo, perché magari in quel momento la discussione prende un tono un po' diverso. Quindi a volte può scappare la cosa in più, però generalmente si cerca sempre di far capire all'altra persona senza farlo sentir male, ecco, diciamo così. Ottimo. E tu invece hai qualche cicatrice o qualche momento epico o qualche grande illuminazione? Sono piena di cicatrici. Ok. Quelle che potevo provare l'ho provate. E che belli, no? Così, no? Come ce le raccontiamo con gioia. È una piratessa lei. Ma sì, perché bene. Poi quando ci sei dentro sei un po' meno gioioso, però poi tutto serve e tutto sa un perché. Quando ci succede qualcosa di negativo non ci dovremmo soffermare sulla cosa negativa, ma su perché ci è successa quella cosa e cosa possiamo fare con quello che ci è successo. Quindi noi non siamo ciò che ci accade, ma siamo come reagiamo a ciò che ci accade. Quindi anche l'evento più negativo, se riusciamo comunque a trasformarlo in qualche modo, può diventare un'opportunità. Quindi alla fine ci si passa attraverso, perché le tempeste comunque vanno vissute fino in fondo, però insomma alla fine se ne esce, e se se ne esce un po' più consapevoli, non sono arrivate in vano, diciamo così. Esatto. Filosofia perfetta. Esatto. Infatti è un po' così che è nata anche la mia attività, con la voglia di ritrarre proprio questa unicità con dei fotoritratti, proprio perché secondo me è dare onore, anche spostare nello spazio dell'arte, anche esporlo, ecco, un trofeo, no, perché alla fine ce lo meritiamo, questo riconoscimento, sì, ce lo meritiamo sto trofeo. C'è chi è molto bravo a prenderselo, invece qualcuno magari ha bisogno un po' più di aiuto a andare a prendersi sto trofeo giustamente meritato. Ogni tanto una bella pacca sulla spalla ci vuole. Esatto. Come dice Simona, Barbara, come? Come dice Simona, dico. Ah sì, sì, la pacca sulla spalla, esatto. Sì. Mi piace Silvia che dice: tutto quello che potevo provare l'ho provato. Il problema è che certe volte ti accadono le cose, quindi cioè ti trovi ad affrontare delle cose non le volevi assolutamente affrontare e forse non le augureresti neanche agli altri, però è anche vero che se sei passato oltre ti hanno insegnato tante cose che altrimenti forse non avresti imparato. Esatto, se sono quella che sono comunque perché ho passato determinate situazioni, probabilmente non sarei così, e quindi nel bene o nel male quello che è successo mi ha portato ad essere quella che sono, quindi ringrazio anche ogni evento negativo. Ma credo che quello che ci succede alla fine
ci fa sentire vivi, nel senso che quando succede qualcosa di forte a noi, diciamo, ah, può succedere pure a me, è successo pure a me, perché delle volte tu senti parlare alle altre persone di eventi negativi o di eventi positivi che ci possono succedere, non vuol dire che sempre dobbiamo immaginare eventi negativi, ma se pensiamo agli eventi che ci succedono, ah cavolo, è successo pure a me, bene, vuol dire che siamo vivi, no? Siamo in questo flusso di vita e quello che ci succede poi, amen, no, come dice Silvia, se non ricordo male, dobbiamo accettarle e andare avanti, oppure come abbiamo detto poco prima, delle cicatrici, siamo bravi, se cicatrici o meno, di saperlo sfruttare il più possibile, che poi come reagiamo veramente a quello che ci succede, che il bello è andare avanti. La reazione, l'azione. Esatto. Che poi io mi ribadisco sempre e dico, tanto che ci lamentiamo o ci glorifichiamo, la vita va sempre avanti, quindi la combattiamo e la portiamo avanti così com'è. Tanto che ci lamentiamo, nessuno ci viene a dire, tanto il problema che c'ho io è superiore a quello che c'hai tu. Quindi tanto vale che ognuno si tiene le sue cose, le proprie cicatrici e combatte il più possibile e vede sempre il bicchiere mezzo pieno, perché credo che sia la cosa più giusta da fare e andare avanti. Tanto ognuno di noi ha i suoi lati, belli o brutti che siano, sembrano che sia sempre peggiore degli altri, ma poi alla fine sono i nostri, è la nostra vita, così. Certo, ma parlarne con gli altri certe volte serve a buttare fuori, avere un altro punto di vista che non sia il tuo, quindi può essere positivo. Poi cioè, è chiaro che se te ti lamenti sempre quando c'hai un amico, lo perdi. Questo è una sicurezza, secondo me. Ma questi incontri ci possono servire proprio per questo, forse. Sì, anche perché la guarigione comunque in qualche modo trova la sua via, arriva, cioè in qualche modo è non si ferma veramente, può essere un po' più problematica o meno, però la tendenza è quella, cioè non ci scappiamo, il processo della natura tende a cicatrizzare e la vita conserva la vita fondamentalmente. Quando si fa fatica, stiamo agendo contro la naturale predisposizione della vita, fondamentalmente. In quei casi, magari bisogna porre un attimo d'attenzione. E comunque, mi scusa, mi sono persa. Mi sono distratta come il gatto che vede il video che va e viene. Allora, no, volevo anche aggiungere la componente di profondità, perché quello che io ho notato e che sicuramente avrete notato anche voi, perché l'abbiamo anche detto, che col tempo tendiamo a capire sempre più cose, ma oltre che col tempo capiamo sempre più cose, perché in fondo vuol dire che conviviamo più tempo con quello che ci è successo, quindi ci si intesse, no? Come piace dirlo a me, si intesse nel nostro vissuto, quindi ci conviviamo più a lungo e lo accogliamo di più, quindi capiamo di più. Abbiamo anche la possibilità di usarlo come un trampolino, cioè questo momento, questi momenti come le cicatrici hanno proprio questa, come dire, io lo vedo, io lo percepisco un po' così, come se tutto si espandesse in questi momenti. Quando arriva un evento che possiamo dire traumatico, noi siamo fuori da quello che va avanti come un tran tran o come una, si potrebbe dire, un automatismo, un'abitudine, eccetera, no?
E quello che succede è che è come se si espande il campo delle possibilità. Che quando noi entriamo un po' in una modalità di reazione quotidiana, a volte restringiamo il campo. Perché abbiamo questa cosa da svolgere, dobbiamo arrivare a svolgerla, la giornata finisce, insomma, tutti gli eventi, manca un po' questa pausa. Quello che crea invece la rottura di questa quotidianità forzata e quindi diventa un'occasione. Quello che poi in realtà cosa si fa in automatico, se si fa gli esercizi di respirazione, se si fa la meditazione, eccetera, no? Si va a ricercare questo campo ampio. È un campo e un territorio molto interessante, perché è come se si aprissero le vie per un intero nuovo campo da esplorare, che siamo noi, che è dentro, che sono le nostre potenzialità di reazione. È come se la nostra non individualità, ma il nostro personaggio, si potrebbe dire, insomma, come noi ci siamo visti, ci siamo percepiti, ci siamo rapportati agli altri, improvvisamente viene messo in discussione. E quindi è difficile, ma è anche un'occasione. E col tempo, già che ormai lo sappiamo, diciamo che abbiamo anche questa opzione in più. Non so se vi è già capitato, se avete avuto questa esperienza in qualche momento in cui, wow, non so, mi hanno appena rifiutato per questo lavoro, avevano detto che era mio, mi hanno appena... Ok, occasione per tirar fuori qualcosa di meglio, non lo so, cioè, se vi è capitato qualche volta di trovarvi in questa situazione. E se non l'avete ancora fatto, fatelo la prossima volta. Benvenuto Riccardo. Sì, magari non è successo proprio così, ho fatto un esempio, però io vorrei entrare anche un po' in questa dimensione che è proprio, è inevitabile, doveva succedere, è una cicatrice, ma c'era un'occasione, e quella volta che l'ho vista subito, fateci caso, probabilmente ce l'avete e non l'avete riconosciuto e onorato ancora, cioè ci facciamo queste domande proprio anche per dire, ah, così, giusto per darsi un'altra pacca sulla spalla, Silvia, sai com'è, no? Cioè... Non l'avevo vista, però, eh. Ah, sì, sì, io me la ricordo bene. Che è successo tanto tempo fa, non ci fai pensare. Ma è una cosa poi strana, perché... Beh, un lavoro che io volevo, insomma, di modi volevo fare, non questo che sto facendo ora, ma è un'altra cosa, all'inizio volevo fare un'altra cosa, ero convinta, insomma, che di aver trovato il mio primo cliente, che avevo già fatto, insomma, un po' qualche ora di lavoro, e poi quando siamo arrivati invece al dunque, si è fermato tutto perché non era il momento giusto per iniziare, insomma, una serie di cose. E quindi lì per lì io ci sono rimasta male, perché, caspita, una volta che ero convinta, no, di aver trovato il mio primo cliente, poi lì per lì sono stata veramente, insomma, ci sono rimasta male. Poi mi sono trovata di fronte a quest'altra opportunità e quindi io ho capito che non volevo più fare quel lavoro, no? Per cui ero stata rifiutata. Dopo un po' di mesi sono stata richiamata da questa persona che in verità voleva iniziare a collaborare. E io gli ho detto di no, perché ormai ero sicura che non volevo più fare quella cosa.
E quindi alla fine diciamo lo stop iniziale mi è servito, perché altrimenti non avrei mai, magari mi sarei messa a fare questo lavoro sul momento e non avrei invece, come dire, capito che era un altro quello che volevo fare, non avrei magari trovato altre occasioni. Quindi non tutto il male, come si dice, no? Viene per nocere. Quindi, e questa seconda volta, quando gli ho detto di no, mi sono rimessa in pari. Quindi alla fine è stata una cicatrice che non c'è più, di fatto, perché è stata poi superata da... è stata una naturale, come dire, un risarcimento naturale che non c'è più, di fatto, non è una cicatrice. E con l'allenamento possiamo anche cominciare a pensare che ce le possiamo creare noi, queste cicatrici, questi passaggi inevitabili, perché a un certo punto, se ci prendi la mano, no? Visto che abbiamo parlato e un po' di esperienza ce l'abbiamo, potresti anche proprio vedere, cioè potremmo cominciare a vedere come ce le possiamo creare ad hoc. Ah sì, questa è bella, va. Guardate, io penso che una delle cose che noi comunque dobbiamo sviluppare, e chiaramente io mi sono cresciuta nel campo dell'arte, quindi un po' di esperienza la fai nella creazione, nel senso, a furia di fogli bianchi, tele bianche, schermate nere da riempire con la foto, vabbè, esempi, però intendo vuoto da riempire col suono, staticità da riempire con una danza, ti abitui al concetto di creazione. Poi lo facciamo tutti i giorni quando iniziamo a parlare la mattina. Lo fa Silvia, che sta molto attenta a come usa le parole. Cioè, ognuno un po' di esperienza nel creare ce l'ha. Quello, secondo me, è il potenziale più grande, è quello di cominciare a prendere in mano le cose e dire: wow, ma allora posso crearmi qualcosa in più? Cioè, posso anche un po' giocarci questa cosa. Perché prendere una decisione, cioè quando tu ti rendi conto che c'è una decisione che se la prendi ti farà bene, ma non vuoi prenderla perché all'inizio ti farà male, ci puoi proprio un po' giocare, no? Ci puoi proprio un po', ti puoi un po' spingere a camminarci incontro. Ma poi mi è servito per capire che non lo volevo fare, cioè è stata una... come dire, una cosa che mi si è presentata davanti e che mi ha messo a nudo davvero, perché senza questo no non avrei mai capito a fondo davvero che, cioè, non ne volevo sapere di quel lavoro in realtà. Non c'è come agire, dicevamo, E allora ci capiamo, Qual è la nostra prossima avventura? Qual è la nostra prossima rischiosissima avventura che ci può portare delle cicatrici, ma che ci fa vincere una storia fantastica? Io lo sto aspettando. Ah, tu la stai aspettando? Aspetto sia la cicatrice che... Ah, ok. E hai già cominciato a camminare in quella direzione? Sì, nel senso che è normale che questi sentimenti me li sono già messi, nel senso che sto già riflettendo al positivo, al negativo, ma il cammino è quello, nel senso che sono in un cammino di cambiamento e sono consapevole che spero avrò dei traumi e degli aspetti positivi, no? Questa è la mia immaginazione che ogni giorno mi faccio a divenire delle aspettative che sono dentro di me stessa, no? E il bello è proprio là. Ottimo. Cerco di stare fermo al presente, però
il futuro è molto, sta diventando molto immaginario, e quindi sto facendo lavorare molto il mio conscio, quindi credo che sia quello l'obiettivo, insomma ci sto lavorando sopra, lasciando stare il passato e lavorare molto ma molto sul conscio. Il passato è comunque un trampolino di lancio, no? In fondo. È quella, il passato è quella, cicatrice che è diventata ora adesso, no? Ah. Ne prendi atto e fa fiorire come si dice, il fiore che nasce nel fango, il loto. Il loto. E quindi la forza è proprio quella, credo. Quello là, in quel contesto sono adesso. Ti vedo bene, sei molto sorridente, Ivan. si vede che sei più colorato. ripeto, è sempre quello il concetto. Tanto che sei scuro non cambia nulla. E quindi è solo di positivo. Vedi, ho mandato energia positiva a tutti voi, credo, con questo modo di essere, modo di apparire con le parole e con il viso, quindi è tutto positivo, sì. Credo che sia così. Ma sì, da un lato si può dire così, da un lato un'altra di quelle parole liberarsi anche un po', no? Perché è sempre un po' il giudicare questo va bene, questo va male. No, adesso non per dire, va benissimo, era chiaro il tuo messaggio, perché noi sentiamo come tu ce lo porti, eccetera. Però proprio questa cosa di cui parlavamo prima, delle parole, secondo me deve prendere in mano anche queste, perché alla fine è quello che è, cioè è quello che è. C'è un libro che tra l'altro penso che sia di Costellazioni Familiari, che proprio il titolo è Riconoscere ciò che è. Cioè, riconoscere ciò che è. Perché se no parliamo di statistiche che possono essere utili, ma forse statistiche sono anche utili, ma dico le scale di valore, ecco, scale di valore, comparazioni. Cercare il proprio chi guai, come si dice, il proprio essere. Rischia un pochettino, perché un conto è una scala che ti permette di misurare qualcosa come la temperatura, però la temperatura dici è caldo, è freddo, non è che dici è buona temperatura, è cattiva temperatura, no? Ecco, le scale vanno usate un po' nel modo giusto, no? E quindi a volte positivo e negativo rispetto a quello che ci succede, sì, un pochino, ma attenzione, perché alla fine è quello che è una storia epica, e se andiamo sull'epico, sul mitologico, sul fantasioso, tragedie greche, eccetera, eccetera, intense, cioè io voglio proprio spezzare un po' una lancia riguardo a questi aspetti, no? Proprio perché cioè si apre un mondo di possibilità, meno diamo giudizi, più si apre un vastissimo campo di esperienze, forse cose che non abbiamo neanche mai pensato. Pensa che bello, anzi no, non pensarlo, che bello, neanche che bello, ma non lo so, immenso, immenso, va. No, però mi fa piacere che allora Ivan sta camminando verso la propria avventura. Gli altri? Sta andando verso la prossima cicatrice. Gli altri? Che intenzioni hanno? La vita è un tappeto intrecciato. Dipende da come intrecciamo i fili. Quindi insomma cerchiamo di essere lì e vedere cosa possiamo fare,
anche se quando ero piccola non mi sono identificata con la mia mamma, che sapeva benissimo cucire, fare un sacco di cose, ma col mio papà. Quindi ora sto facendo tutto il cammino al contrario, o anzi la vita mi ha portato a riconoscere anche la mia parte femminile e anche la mia parte creativa. Quindi proverò a creare con delle pennellate le mie giornate, usando tutti i colori. Ottimo, ottimo. Non vedo l'ora di vedere queste splendide opere. Sì, assolutamente. Mm-hmm. Sì. Andare verso questi territori sconosciuti, vuoti, bianchi, non ancora camminati. Pause. Pause. Sì, anch'io ci sto pensando. Io poi sono già un po' una di quelle che se le cerca, però adesso stavo proprio pensando. Adesso quale sarà la prossima? Qualcun altro ha in previsione di salpare per qualche avventura? O se qualcun altro vuole una spintarella per passare alla prossima avventura, gliela diamo. Spero di, anzi spero proprio di incontrarvi spesso e potervi dare tante spintarelle e anche tanti ritratti. E no, vedevo l'orario, io non so, guarda, io non ho impegni dopo, se vogliamo stare ancora un pochettino a chiacchierare si può stare, però ve lo dico perché magari qualcuno aveva fissato qualcosa quando finiva lo Zoom, altrimenti un pochettino ancora si può stare. Sì, io vi dovrei lasciare perché per me sono le 12:40 circa ed è ora proprio di pranzo, devo attivarmi un minimo. Un abbraccio a tutti, alla prossima. Grazie Barbara. Grazie, e grazie Elena. A tutti i partecipanti. Alla prossima. Ciao Elena. Ciao. Ma mi viene in mente, abbiamo parlato un po', di vari argomenti. Riguardo a queste esperienze di vita inevitabili e cicatrici. E adesso sto registrando un videocorso, è più audio che video in realtà, però proprio perché è una sorta di percorso cicatrici baci fai da te. Chiaro, non è la stessa cosa, è un po' cambiato, però quando ho pensato a come strutturarlo, mi è proprio venuto in mente di dare questo nome tratto dalla storia del viaggio dell'eroe, dell'Elisir. Scusate. E insomma, l'avete percepito questo Elisir? Ve lo siete trovati questo Elisir? Perché abbiamo discusso e tutti vi siete un po' trovati in queste cicatrici che vi portano quel dono inaspettato. Avete in mente, no? Un po' la storia dell'eroe, cioè alla fine dopo tutte queste varie peripezie e normalmente anche una morte e rinascita sul finale, sai, tutto il culmine della storia, si acquista una sorta di
superpotere barra elisir, a seconda se siamo nel fantasy, nell'epico, eccetera. Vi ricordate forse di qualche elisir? Io se ci penso, vi rompo un attimo le danze, una delle cose che per me è proprio una sorta di elisir che ho scoperto, che ho trovato proprio in questi momenti, potrei dire che è il canto, oddio, non il canto classico perché non è che proprio canto, però è la voce, ecco. Se vogliamo. La voce per me è uno di questi elisir. È stato quell'oggetto personale, profondo, e in cui ho proprio potuto vedere lo specchio, osservarmi e trasformarmi. Non come una, piuttosto una cosa intimistica, sto parlando, non è che sono andata sul palcoscenico a cantare, però proprio l'accomodarmi nella voce e trovare questo strumento per me è stato uno di questi elisir che mi ha portato un po' le varie cicatrici, le varie cose che ho affrontato mi hanno portato lì. Non so se vi ha stimolato qualcosa del genere, l'avete trovato? Quando non c'è più niente da fare, non sai più che cosa fare, arriva quella cosa a cui ti aggrappi e poi ti porta, cioè attraverso quella torni su, torni fuori. Piace vedervi pensierosi. Come? Mi piace vedervi pensierosi. No, io non parlo perché ho parlato già tanto stasera. Ma Ivan, tu puoi parlare sempre, non ti preoccupare. Se mai ti muto, se esageri. No, scherzo. Vabbè, ci sono gli altri ospiti pure che... È anche una risposta che ci si può dare interiormente o anche una riflessione che ci si può portare, perché non è detto che ci deve essere per forza una risposta pronta. È anche bello che ci sia. Io poi le dici, poi vado, non so gli altri, ma io le dici, poi sta. Sì, sì, no, ma anch'io chiaramente ci sta come tempo. Però... Fa piacere, sicuramente, io sono stato molto bene, sincero. A piacere condividere determinate cose. Il suo salottino. Vorrebbe più tempo per trovare il momento dell'elisir. Secondo cosa già non ho sentito io. Ci vorrebbe più tempo di riflessione per poter riflettere, per trovare l'elisir, ovvero. Io non mi nascondo che ho iniziato a meditare la mattina e almeno 15-20 minuti di silenzio assoluto durante il giorno. Me lo sto un po' imponendo. Vedi che non è facile. Barbara ci può dare atto di questa cosa, che, ma mi sono accorto che è fondamentale proprio assai. Questa cultura purtroppo non ce l'abbiamo, ma ci aiuta tanto. Anche la guarigione interna fisicamente e mentalmente, vi dico che abbinata all'alimentazione e facendo queste cose sto proprio rinascendo. Lo stress si riduce tanto,
diventi un'altra persona proprio. Io, se posso dare questo consiglio, non so se gli altri lo fanno o meno, ma io non lo dico a nessuno, perché non tutti possono capire determinate cose, ma mi sto accorgendo che l'io interiore ne ha bisogno, è una cosa ottima. Sì, ma poi si nota. Cioè, noi che ti abbiamo visto regolarmente ultimamente, perché ci siamo visti questo percorso, questi 3-4 mesi, sì, si percepisce una presenza diversa, che non vuol dire che prima Ivan mancasse qualcosa, però la presenza, l'energia è migliorata. E ancora io me la reputo, tra virgolette, per quello che io ero tanti anni fa, ancora è bassa, però c'è una consapevolezza di aumentare tanto, nel senso che c'è da migliorare tanto in tutti gli aspetti, però il percorso e la strada, mi sono accorto che è quella, mi sembra che sia quella giusta, è quella di ripartire da se stesso, perché alla fine non c'è niente di male, è quello che è la vita così, però queste cose ci aiutano tanto. Se lo posso dare come suggerimento, lo do tranquillamente. Non cambia nulla. Eh sì, che bello, un altro bel gatto che si è affacciato allo Zoom. Il mio dorme sul tappeto, adesso ha cambiato posizione. Il gatto di Rosa, scommetto, che si vede. No? Immagino. No, Rosa penso che è uscita. No, però anche Riccardo ha il gatto, Silvia ha il gatto. Chissà cosa hanno da dire loro. No. La mia tantissimo. Già, ti manca a te il gatto adesso. Sì, a me no, io ho i cani, vado, veramente. Io, cane e 2 bambini, cosa volete? Ce la potrei Basta, fare. Basta, diciamo. Non è passata a salutarci la tua piccola oggi? L'abbiamo messa a letto sicuramente, è tornata mio marito. Sotto la luna ragazzi, piena. Ragazzi, io vi lascio, ragazzi. Ciao Ivan. Ciao Ivan. Ci vediamo, ci sentiamo. Ciao Ivan. Ciao. Buona serata a tutti. Fate buona piacere. Serata. Ciao Fabrizio, ti abbiamo stimolato qualche riflessione? Sei ancora... Che dire? Non lo so, non... Per quanto riguarda i passaggi, non ci penso molto, li vivo e basta. Poi magari dopo li rivivo e cerco di capirli, ma nel momento in cui li vivo profondamente, proprio intensamente, con tutte le emozioni e faccio miei. Poi dopo riaffiorano dopo tanto tempo. Quando c'è qualcosa che si armonizza con quello che poi vivo di nuovo, dico, questo pezzettino va a attaccare quest'altro pezzettino, che era quell'altro pezzettino, e completa dei piccoli puzzle, no? E parlando di ferita, molte volte è bello, a me capita, per esempio, di coccolarla proprio fisicamente, no? La ferita. Di accoglierla e di scoccolarla per farci pace. È molto presente, si potrebbe dire, alla tua storia, insomma, alla tua... Diciamo che se dovessi contarle sarei abbastanza pieno.
Ma come abbiamo ben detto, sai, una dietro l'altra, poi ti trovi un bel bottiglione di elisir gigantesco. All'elisir, boh, cioè, nel senso, l'elisir è dal modo in cui tu riesci a risolvere le cose, piano piano affini il tuo elisir, come se ogni volta mettessi un ingrediente diverso che va a creare la tua produzione magica. Mm-hmm. Togli un po' di una cosa, dell'altra, mischi, provi, magari salta tutto in aria, invece la volta successiva invece dici no. Forse ho fatto il mix giusto, no? E poi casualmente arriva qualcosa che ti dice manca un ingrediente, allora lo vai a cercare, no? Fare questa ricerca di una cosa che manca a questo elisir di lunga vita, diciamo. E boh. Comunque le ferite sì, non puoi dire che tendano a scomparire, si attenuano, però rimangono sempre nel cuore, fai pace, piano piano, non a dimenticare ma ad accogliere, a farle tue, cioè come se fossero parte di un tuo racconto, no? Come fossero dei tatuaggi che raccontano la storia dei vecchi marinai. Esatto, mi piace molto la tua visione da alchimista e un po' alchimista, un po' marinaio e un po' anche, scusami la parola, non me ne viene un'altra migliore, ma potrei dire quasi sacerdotale. Non so se mi capisci, non so se è quella giusta, ma adesso mi viene quella, no? Ma vedo un po' il monaco che fa l'amaro, sarà la barba. Sarà la barba, sì. Vabbè, quella c'è. Però sì, in quel senso. Cioè, comunque posato in questa... Beh, non sempre, cioè non sempre, ogni tanto anche secondo me i sacerdoti ogni tanto quando non li vedi quando hanno a che fare con le proprie cose non è che siano sempre posati. Secondo me ogni tanto c'è anche chi riesce a perdere le stanze facilmente tra quelli che sembrano posati. Nella mia esperienza penso che cioè quello che ho provato poi è sempre relativo a quello che anche le altre persone hanno provato. Magari per me può essere grandissimo, per le persone invece può essere una cosa leggera, però per quello che è la mia esperienza di vita ho avuto delle ferite belle grosse che comunque m'hanno fatto stare un po' più, non dico distaccato, però più un po' più sereno nell'accettare le cose che avvengono. Questo non vuol dire subirle, però sereno nel senso che lì qualche grossa tempesta l'hai avuta e per cui dici, vabbè, queste qua me le sono svangate, vuol dire che riuscirai anche a svangarne altre, in quel senso lì. E tu hai puntato una prossima cicatrice, come discutevamo prima, che sai che ti farà bene? Ma cioè non è che me la vado a cercare, sinceramente. Penso che arrivi, cioè, sicuramente... sto andando nella direzione più che altro sto lavorando a risolvere quelle proprio antiche, ma anche proprio fisiche. Per cui
cui quello sì, e sicuramente quelle lì porteranno le cicatrici nuove. Qui sinceramente adesso sto lavorando su quello, non la sto andando a cercare nuova, ma vorrei risolverne 2/3 vecchie, che sono sempre lì che ogni tanto le sento tirare, che poi sicuramente ne faranno delle altre, magari qualche oppure si aprirà un po' di nuovo e per poi rimarginare meglio. Sempre parlando di cicatrici. Sì, sì, sì. Sì, sì, siamo in tema. Sì, bene. Sì, alcune cicatrici non si sono chiuse bene. Mm-hmm. E per cui devi... Non sono, come si dice, delle belle cicatrici. ma... Troviamo il bello dappertutto, bello, neanche lì il bello, come abbiamo detto, non è la parola giusta, ma trovare la storia giusta, la narrazione giusta, la storia giusta, l'onore giusto per ognuna di queste cicatrici, esperienze. Quello che dici, trofei. Trofei. Io vi saluto perché sono veramente cotto oggi. Sì, pensavo anch'io di chiudere perché comunque sono praticamente le 10 e mi ha comunque fatto piacere questo salottino. E, beh, insomma, l'idea è un po' di farne anche altri, anche se è sempre difficile un po' trovare l'orario giusto, il giorno giusto. Vediamo un po' se mantenere un po' questa modalità o se andare un po' verso il podcast, ma troveremo una soluzione per portare avanti un po' queste discussioni. Se vi fa comunque piacere continuare, fatemelo sapere, magari lo facciamo sapere anche a qualche amico, così vediamo di divertirci in un cerchio più grande, e che è sempre unico perché arrivano stimoli diversi. E non so, Riccardo, se tu volevi anche dire qualcosa prima che chiudiamo, possiamo, se no andiamo alla prossima condivisione. Non ti sentiamo, però c'è il microfono. Stai parlando? Riccardo, mi sembra che stai parlando, ma non ti sentiamo. Ecco, ora sì. Ah sì, adesso sì. Dicevo, io sostengo sempre i tuoi progetti, e questo in particolare, però per una serie di motivi non ho molto da testimoniare, ecco, per vari motivi. Uno, per il fatto che sono di educazione, di cultura molto scientifica, quindi, e un altro che mi sono sempre, come dire, fin da bambino, ogni volta che avevo dei problemi li risolvevo da solo, ecco, non chiedo, non seguo discipline proposte da nessuno, faccio le cose un po' da solo e sono molto contento di questo, ecco, e così, per cui non ho molto di cui parlare in questo ambito, ecco, ho delle mie esperienze che tu conosci anche, però sono questioni che non credo siano utili in questo ambito, ecco, così. Sì, ma assolutamente, ma infatti, come io dico, a volte la discussione poi va su tematiche più che altro, per capire un po' strutture,
esperienze, e io dico sempre, a me poi in fondo la storia in sé non è che interessa tanto, perché tanto quello che noi possiamo condividere e su cui possiamo agire è la narrazione, e la narrazione per me può essere completamente astratta, anzi, cioè trovo proprio che andare proprio a spaziare e a trovare terreni nuovi, linguaggi nuovi, sfruttare l'arte anche in questo senso sia proprio, ecco, lì è un po' dove nasce l'avventura in fondo. Quindi grazie, grazie per ogni ascolto, condivisione, supporto, perché è sempre molto bello, e poi a me piace incontrarvi, perché io penso che ogni persona che arriva c'ha un cosmo, un'esperienza, milioni di storie, è una roba molto cosmica, molto espansiva, e fantastico molto su tutte queste infinite possibilità e probabilità di racconto, di narrazione, di prospettive, di tutto. Quindi sono molto felice di avervi avuto qua questa sera, e ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao. Ciao, alla prossima. Grazie Barbara, grazie a tutto. Ciao, buona serata. Ciao, ciao.